Papos, due parole velocinissime, non è una parola in italiano, su Game of Thrones, che è finito stanotte e che non riprenderà prima del 2019, quindi fuochi d'artificio! Non ho l'effetto speciale dei fuochi d'artificio nel programma di merda con cui monto i video, ma immaginateveli. Sono molto combattuta su Game of Thrones in generale, perché diciamo che il mio corpo è diviso in tre. C'è la parte appassionata di cinema, che è sempre molto soddisfatta dalla regia, dalla recitazione, dal montaggio, dagli aspetti tecnici e anche artistici di questa serie, che è indiscutibile, può piacere o non piacere, ma è fatta bene. Chi dice che è fatta male? No. Cosa? Ma no, potrà non avere una scrittura piacevole o una trama piacevole se non si è interessati al fantasy e agli intrigri. Tre intrigri contro tre intrigri. Se non piacciono gli intrigri... Non so dire intrigri! Dai, un culo! Se non piacciono gli inciuci politici e il fantasy, ovviamente non è che uno si va a vedere Game of Thrones. Se non ti piace la politica, non ti guardi House of Cards. Se non ti piace il fantasy, non ti piace il Signore degli Anelli. Si chiama logica. Però sotto tutti gli aspetti tecnici e anche quelli proprio artistici, tipo i costumi, gli effetti speciali, la recitazione, è una serie impeccabile. Io ho seguito Game of Thrones praticamente come una religione fin dal primo episodio, perché mi è piaciuto un sacco, avevo letto i primi libri, poi mi sono messa in pari, sono impazzita, sono entrata in un circolo di persone a cui piaceva tantissimo Game of Thrones, facevamo le maratrone, io e i miei amici ci incontravamo, io avevo i cofanetti di DVD, ce li guardavamo insieme con calma, passavamo dei bei weekend, facevamo le battute sul pene di Hodor, era una cosa divertente. Poi però è diventata un'esperienza molto strana per me guardare Game of Thrones. In primis perché è cominciata la cosa su Sky che davano l'episodio in lingua originale prima e la settimana dopo lo davano doppiato, quindi c'erano gli spoiler ovunque ed è cominciata questa corsa allo streaming per evitare di vedere gli spoiler su Facebook, Twitter, quello che era. Onestamente mi sono beccata una valanga di spoiler anche da Wikipedia, perché una volta stavo guardando un film e c'era un attore il cui volto mi sapeva familiare, quindi ho cercato su Wikipedia chi era e c'era scritto: questo attore interpreta tal dei tali in Game of Thrones, o meglio interpretava perché è morto, e io tipo ah, nell'episodio che io non ho ancora visto è morto, perché porco a me, a regola gli spoiler non danno fastidio. Però ormai con Game of Thrones è diventato uno sport. Praticamente io mi immagino la gente che sta sveglia fino alle 3 del mattino per vedere l'episodio per primi e poter postare su Facebook: oh mio Dio, quando muore Tizio, io ho reagito così, sono così contenta che quella là sia crepata. Io non ci trovo il gusto nell'andare sui social a fare spoiler. Per quanto a me non possano dare fastidio, so che danno fastidio agli altri. Magari qualcuno non ha Sky, oppure in vacanze non ha internet, oppure che cavolo ne so, ha solo i dati e non è che vuole sprecare i dati del telefono per cercarsi le robe in streaming. Voglio dire, ci sono un milione di motivi. La scuola, il lavoro, tanto cazzo lo fanno alle 3 del mattino in prima cioè in contemporanea con gli Stati Uniti è a notte fonda. Quindi non è che tutti, anche i più appassionati, possono vedere l'episodio appena esce. E io lo rispetto, perché ci sono state molte volte in cui ho avuto da fare e non ho potuto vedere l'episodio il prima possibile. Per me è anche molto più bello scrivere a una persona o parlare con una persona che sai che guarda Game of Thrones o qualunque cosa sia, però adesso stiamo parlando di Game of Thrones. Chiedi a questa persona: oh, hai visto l'ultimo episodio? E quella ti dice: no, non ancora, aspetta mezz'ora, torno a casa mentre mangio lo guardo. Ok, figo, forte, ci risentiamo. E poi vi risentite e commentate tutto. Io ho diversi amici con cui faccio questa cosa, perché prima questa corsa allo spoiler non c'era e quindi per noi era anche fattibile vedersi un weekend e appunto fare la maratona di cui vi parlavo. Ora non si può più, ora non si può veramente più, perché mamma mia, oh, c'è gente che veramente non attacca il telefono a internet finché non ha visto l'ultimo episodio di Game of Thrones, perché sa che nei social gli arriverà qualcosa. E io dico, ma si potrà? Si potrà? A me manca troppo il tempo in cui
bisognava aspettare di vedere per caso il trailer in TV per sapere persino quando sarebbe venuto fuori il nuovo episodio. Io mi ricordo che ogni volta che finivano di dare streghe, ho un tatuaggio di streghe, da quanto amo streghe, io stavo tutti i giorni su Rai 2 ad aspettare che mi dicessero quando sarebbe cominciato, perché non esisteva, o meglio sì, esisteva internet, ma non era l'internet che conosciamo ora, e quindi queste informazioni non erano reperibili. E invece Game of Thrones sta vivendo un periodo di straordinaria popolarità, tutta meritata perché è una serie di altissima qualità. Questa è una cosa che mi fa soffrire. Io sento molto disagio nel fandom di Game of Thrones. Ormai molte delle persone che lo guardano non mi sembra più che lo facciano per amore di un personaggio o perché vogliono vedere come andrà a finire la storia. Io ormai sento che la gente lo guarda, non tutti ovviamente, ma molti, che lo guardano o per poter fare il dispetto dello spoiler o per pararsi il culo dallo spoiler. Io sono una grande fan delle maratone. Game of Thrones è fattibilissima perché sono sempre stati 10 episodi, l'ultima stagione sono stati 7, quindi capirai, in un giorno e mezzo, te lo vedi tutto. Ieri mi sono vista tutto The Mist, faceva cagare, però l'ho visto tutto perché mi piace conoscere i personaggi, vederli evolversi e sapere come va a finire la loro storia in breve tempo, perché guardando anche tantissime altre cose, film, serie, leggendo, giocando ai videogiochi, le trame mi si accavallano un attimo nel cervello e io odio perdermi i dettagli. Come se l'avete visto, avrete notato nell'ultima stagione di Game of Thrones, praticamente ogni cosa era una citazione della prima stagione. Ora questa cosa della maratona di Game of Thrones non si può assolutamente fare, perché una persona ci può anche mettere il buon cuore e dire: ah ok, Game of Thrones finisce la notte del 28 agosto, io mi registro tutti gli episodi e il 29, oppure il weekend del 2-3 settembre mi faccio una mia bella maratona e me lo godo. No, non te lo puoi godere, perché se hai internet, tempo che è arrivato il 30 agosto, sai già chi muore, sai già chi si sposa, non si sposa, sì, vabbè, non importa, c'è una scena di matrimonio, però vabbè, insomma. Io quella cosa è dal primo libro che dico che sarebbe successa, e la gente mi diceva: sei paranoica. E io: e George Martin fa queste cose per diletto. A me piace così tanto discutere Game of Thrones con chi l'ha visto e incoraggio tutti quelli che so potrebbero apprezzarlo a guardarlo, perché è una serie bella. Quest'ultima stagione è stata un fanservice continuo e lo ammetto, lo riconosco, perché ci sono state interazioni tra personaggi che si pensava non si sarebbero mai visti oppure non si sarebbero mai rivisti, ed è una cosa bella, è un contentino per la gente a cui piace la serie, ma bisogna anche tenere in considerazione che dovremo aspettare altri 2 anni per la prossima e ultima stagione, quindi fotte sega se mi date i contentini, ok? Mi va bene ogni tanto, perché è una serie che dà tanto, tanto, una tonnellata dritta nei denti di dolore. Sono molto più insoddisfatta da una parte del fandom piuttosto che dalla serie in sé. Io spero che l'ultima serie sia il capolavoro che le prime 7 stagioni ci hanno promesso, perché ci sarà una grande guerra, l'inverno è arrivato, io non vedevo l'ora. Ci sono i draghi, ci sono i White Walker, ci sono gli psicopatici. Io ascolto volentieri le opinioni di chi non apprezza Game of Thrones. Io per prima la 6ª stagione di Game of Thrones l'ho mezza odiata, tranne tipo gli ultimi 2 episodi che mi sono piaciuti molto, ma i primi 8 per me è stata una fatica immensa vederli, perché già la 5ª stagione aveva cominciato a traballare per me. E quest'ultima stagione, come ho detto, è un continuo contentino. Però è una storia a cui tengo, appunto perché io ho tantissimi ricordi legati alle ore e ore passate con i miei amici a fare teorie, a fare il toto morte. Io sono contenta che esista questa serie, anche e soprattutto perché ha incoraggiato alla lettura un sacco di persone,
e i libri di George Martin sono scritti estremamente bene, è un bravissimo scrittore, crea dei personaggi che magari appaiono per 8 pagine ma sono a 360 gradi e tu sai tutto di loro e sono originali, non è mai ripetitivo. Può essere un po' confusionario se non si legge l'introduzione che dice che alcune cose succedono prima oppure dopo di altre, e anche se non è menzionato il tempo, ci sono dei punti di riferimento che vengono appunto specificati nell'introduzione, ma di solito la gente le salta a pie pari. Quest'ultima stagione molta gente ha criticato la cosa del teletrasporto, il fatto che loro sono oltre la barriera e ci vogliono 2 minuti a qualcun altro per arrivare dalla parte opposta del paese. Però a parte questa debolezza, che effettivamente sembra una contraddizione, ti fa pensare che Westeros sia lunga 1,5 chilometri, è una serie che parla di alleanze che cambiano, parla di instabilità, parla di paura. Sono tutte sensazioni e situazioni realistiche, per quanto l'ambientazione sia fantasy, a livello umano. Loro sono tutte persone costruite benissimo e che interagiscono in modo splendido, anche se un incontro può sembrare campato per aria, perché ok, magari è probabile che gli scrittori lo abbiano inserito perché trendava su Twitter quella ship o robe del genere. È bello vedere queste persone interagire. Il contesto per me è letteralmente secondario, anche se i draghi e i White Walker sono una figata. Questa serie non lascia indifferenti se ti lasci trasportare dalle storie di questi umani, perché sono tutti così umani. L'unico personaggio non umano, che infatti non parla, non sappiamo niente di lui, fa una paura fottuta, è il super mega evil king boss oltre la barriera, re della notte. Per quanto possa essere terrificante un personaggio psicopatico, non farà mai tanta paura quanto un personaggio che non parla. Io l'ho sempre detto che un personaggio che urla, tu te ne puoi anche andare. Un personaggio che non parla, scappa, scappa più veloce che puoi. Permettetemi l'off topic, ma una delle scene più forti e famose di Breaking Bad è quella in cui Walter White dice a sua moglie: io non sono in pericolo, Skyler, io sono il pericolo. E quella scena ha impatto, fa paura, perché lei è seduta, lui le incombe sopra, lui sta in piedi, lui ha la faccia spaccata, urla e dice: cazzo, io sono una persona pericolosa! Anche abbaia non morde. Contro una persona adirata, furiosa o psicopatica si può combattere perché sai le sue intenzioni. Walter White che urla e cerca di intimorire sua moglie, ok, magari l'ha intimorita, però non fa davvero paura. E io trovo perfetta la recitazione di Bryan Cranston in quella scena, perché appunto alzare la voce è il metodo più facile per fare paura. Se l'avesse fatta in modo pacato sarebbe stato un segno di pesante sociopatia, e appunto per questo sarebbe stata terrificante nel modo sottile in cui una deviazione mentale del genere può fare paura. Perché se siamo in una situazione in cui l'istinto ti dice di urlare e tu riesci a mantenere la calma e a parlare in modo tranquillo e rimani padrone della situazione, e quello è il momento in cui ti devo temere, perché vuol dire che tu sai tenere a bada i tuoi istinti, e chi sa tenere a bada gli istinti è un grande pericolo. Ok, comunque torniamo a Game of Thrones. Sono veramente contenta che esista questa serie e di avere tutti i ricordi che ho legati a questi episodi delle prime stagioni, perché solo le prime stagioni sono riuscita a accumulare gli episodi e poi farli vedere ai miei amici. Io li guardavo uno per uno, però ai miei amici no. A me piace molto avere la tradizione del quella sera alle 9 fanno quell'episodio. Mi piace davvero, perché è una cosa che appunto facevo da piccola. A me piace avere questa sicurezza che io so cosa fare quella sera, anche se non ho nessuno con cui uscire, perché fanno l'episodio. Ora, grazie a internet, i vari siti tipo Netflix, Crunchyroll, Vid, Amazon Video, questa cosa ormai è diventata un po' naive, mi sta finendo la batteria, quindi chiudo. Mi piacerebbe tanto conoscere la vostra esperienza e il vostro parere di Game of Thrones, perché appunto è una cosa enorme e
bella per me. E vorrei sapere cosa ne pensate voi. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, quello di quel paese che mi fa le colonne sonore, di guardare i video che sto facendo in questo periodo, di controllare il link che vi linko. E non dimenticatevi mai che le batterie andrebbero ricaricate prima di cominciare a girare i video, perché ecco. Love you, bye.